Primo Levi, Shema. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Il concorso ha voluto premiare tutti i ragazzi di quinta, di prima, seconda e terza secondaria di primo grado che hanno partecipato con disegni piuttosto che con poesie o personali diari, ma anche con materiale diversamente strutturato. E il titolo del concorso era In memoria della Shoah. Sono stati quasi 600 i lavori prodotti, per la commissione è stato un lavoro non facile, tant'è che ci sono stati diversi premi ex aequo. La sensibilità e l'attenzione con cui i ragazzi seguono questa manifestazione è testimonianza che se si riescono a provocare sono anche molto attenti a interpretare quello che è stata la storia e questa immane tragedia perché mai più accada. E il significato proprio del concorso è quello di sollecitare la coscienza e le conoscenze perché si deve continuare a far memoria in modo che queste immani tragedie non abbiano più a ripetersi. C'era anche il sindaco di Clusone oggi, che messaggio ha voluto portare ai ragazzi? Un messaggio importante, perché il ricordo di queste giornate, per non dimenticare, è un messaggio che grazie anche all'aiuto del dottor Moioli, di tutti i professori, ha coinvolto i ragazzi in disegni, in musica, in modi da ricordare per non dimenticare. Quindi a loro, che come abbiamo ripetuto più volte hanno una vita ben diversa da quella che ci illustrano delle immagini, delle situazioni degli anni della guerra, un messaggio veramente di rispetto, dell'aiutarsi, del volersi bene l'uno con l'altro.